Buongiorno appartamento, buongiorno porta, buongiorno muro, buongiorno soffitto, buongiorno pavimento, cominciamo la giornata. Massimo Triggiani. Oi! Pensa, attore. Sì. Doppiatore. Sì, basta. Basta, ok. Volevo dire, è un altro coltellino svizzero del doppiaggio. Sono laureato in scienze politiche. Bella questa. Ho fatto la scuola romana del fumetto. Allora sei un poliedrico. Sono poliedrico. Cioè sei polifonico. Sono poliforme. Un polipo. Quindi insomma pure fumetto. Allora Massimo, io dico, sì, sono appassionato sempre. Ti conosco abbastanza da dire che sei estroverso, eccentrico, e devo dire che ti hanno dato sempre personaggi giusti per questo tuo temperamento. Ho ragione. Vuoi provare cose che non hai mai assaggiato? Sei invaso da pensieri oscuri. Sì, anche se la cosa divertente è che poi mi hanno messo in contrasto con quello timidino, con quello che è anche ancora più divertente. Vabbè, cioè, quella è una bella sfida d'attore, ma d'altronde certo, sei un attore, non devi sempre fare te stesso. No, anzi. Ma io partirei da una cosa che secondo me ti somiglia molto. Cosa? Tu sei la voce di Emmett Matonowski in Lego Movie. Meraviglioso! Spazzola i capelli. Quindi, ci vuoi parlare al volo di questa esperienza? Cioè... Sì, è stata un'esperienza splendida. Tra l'altro la prima cosa importante, ho fatto dannare Marco Mete. Ah, Marco Mete ti dice? Sì, sì, mi ha diretto Marco Mete, che subito mi aveva piazzato sul trailer. Perché dice, questo sei tu, sei perfetto per fare questa cosa qua. Ovviamente lì poi bisogna vedere, perché tu fai il trailer ma non è detto che poi faccia il film. Quindi ho fatto il provino, l'ho vinto ed è stata un'esperienza bella. Tostissima, perché i cartoni animati sono tostissimi, soprattutto questo tipo di cartone animato. Ha un ritmo molto serrato. Ha un ritmo serratissimo, devi fare 3.000 cambi, devi fare cose difficile. Tra l'altro era la prima esperienza grossa che facevo, per cui è stato tosto, però è stata una bellissima soddisfazione, devo dire, molto molto bello. Ovviamente mi sono comprato il pupazzetto di Emmett, perché non puoi non avere il pupazzetto. Ecco, io ho fatto uno zoom su di te in questo momento, no? Quando io ero più esagitato. Perché ho silenziato una cosa. Cioè, io è una cosa che rosico. Io non mi posso ancora comprare il pupazzetto delle cose che ho doppiato. O comunque, è un'altra parentesi. Vabbè, te lo comprerai il pupazzetto, è bellissimo. Grazie Massimo per la fiducia. Allora, un'altra cosa che il pubblico è curiosissimo. Sì. Dobbiamo parlare di un personaggio molto bello che a quanto pare piace a tutti. Klaus di Umbrella Academy. Klaus è meraviglioso. Mi dicono dalla regia che ti incolli benissimo su sto personaggio. Grazie. Ci dici quante volte lo hai doppiato, se ti piace doppiarlo, che tipo di rapporto c'è con lui? Mi tocca in maniera inappropriata! Te l'ho detto due volte! Mi tocca in maniera inappropriata! E non tornare finché non potrai pagare il conto! Allora, io credo che... Robert Sheehan è un attore meraviglioso, adoro doppiarlo. La prima volta che l'ho doppiato è stato grazie a Fabrizio Temperini, che mi ci ha distribuito nella serie Fortitude. Poi l'ho doppiato sulla serie Genius, diretta da Alessio Bianchi, e poi ho fatto il provino, ho vinto per Umbrella Academy, diretto la prima stagione da Enzo Antonelli e la seconda da Alessia Mendola. E devo dire che... Insomma, nomi importanti. Sì, è stata un'esperienza bellissima, ma sai che c'è? Su Robert Sheehan devo dire che è l'unico attore dove io mi trovo veramente a mio agio. Perché innanzitutto è bravo, e quindi quando c'hai un attore bravo ti diverti molto di più. Per carità, gli devi stare appresso, lo devi seguire, devi riuscire a fare tutte le cose che fa, ma le ha fatte. L'attore cane è un problema, perché è così, e tu dici, e mo che faccio? Cioè, vedi, c'ha la faccia così. La recitazione, e quindi tu fai, e mo? Perché sì, ti devi inventare la recitazione, ma non puoi neanche esagerare, perché la faccia è quella, quindi non è che se lui ce la faccia così fai, ehi bastardo! No, non si può fare. Però ti dicevo, ti può capitare l'attore bravo, che però, molto bravo, che però ha delle tempistiche diverse dalle tue. Va tutto bene, Bosco. Proprio una brutta situazione, amico. Lo so. Quindi fatichi a stargli appresso, perché respira, la dice in un modo, con dei tempi che non ti appartengono, per cui è tosta. Con lui invece io mi trovo da Dio. Cioè io credo che in presa diretta la farei esattamente con lui, quindi vado proprio liscio quando lo doppio, è proprio un piacere. E che poi tra l'altro... Cosa. No, ma tra l'altro lui è pazzo folle. Ma è pazzo folle nella vita. E neanche tu stai proprio. Anch'io sto proprio pazzo. Ma la cosa meravigliosa è che quando doppio Robert Sheehan, a meno che non sia quelle rare occasioni in cui fa quello normale, ma non lo fa praticamente mai, anche in Genius, che teoricamente era normale, era talmente tormentato, talmente distrutto, talmente cosa, che comunque non era il cliché della normalità, che io prima di andare a fare i ruoli, io mi sento le sue interviste. On the map of culture, mainstream culture, that's who we are.
Così già entro nel modo la di fare. La passione di quest'uomo. Mi piace da morire. Mi piace, mi ci diverto veramente tanto. Infatti poi rosico quando, nonostante io sia uno di quelli che l'ha doppiato di più in assoluto, poi magari gente con cui non lavoro non mi ci chiama neanche. Ma fammi il provino, sentimi. Cioè, se ho vinto il provino... Questo è un appello in diretta. Sto dicendo, cioè, se io vinco i provini su Robert Sheehan, ci sarà un motivo. Allora, se non mi conosci, provami. Perché se mi conosci, mi dici Massimo, no, guarda, non ci stai. Ah, vabbè, ok. C'è il problema. C'è il pupazzetto, di Klaus. E il Funko Pop, vero? Che odio! Allora, vorrei dire che noi siamo sul canale di Voci nell'Ombra adesso, a cura di Tiziana Boarino, che salutiamo. Ciao Tiziana! E ricordiamo Voci nell'Ombra, prestigiosissimo festival. Infatti, del doppiaggio. È un piacere essere qui. Conquistare il mondo intero e strappare la vita a tutti gli esseri viventi era il tuo compito. Tu non sei un... ma non sei neanche un umano. La prima cosa che hai fatto? L'esordio. L'esordio. Allora, io nasco come attore di presa diretta. Quindi ho fatto teatro, attenzione, ho lavorato in compagnia con Mariano Rigillo per diversi anni. Ho fatto fiction, ho fatto film, tutte queste cose qui. E il doppiaggio era una cosa che mi interessava. Però mi dava l'idea di essere una cosa non solo difficile, ma una cosa alla quale dovevi dedicare molto tempo. E non erano capitate le occasioni. Solo che poi ho fatto l'Ispettore Coliandro, dove è un personaggio... Ho già capito, con Alessandro Rossi. Con Alessandro Rossi. E non c'è bisogno di dire nulla su Alessandro Rossi, insomma. La voce di Schwarzenegger, Ivan Drago. Insomma, professionista eccezionale, una persona splendida, tra l'altro. Nell'ultimo Avengers, come si chiama? Thanos. Vabbè, vai, vai. Capito? Che vuoi dire? No, dico il tizio che fa... È quello che fa Snap. Ma si è detto che manca a prepararlo, guarda. Vedi, perché noi siamo così, capito? Siamo terroni tutti e due, quindi... Sì, Sicilia e Puglia. Puglia, Bari. Bari. Vuoi che parlo un po' così non mi chiami più nessuno, perché dici, ma come cacchio parlo? Vai, Didi. Ricordo che qui una volta era tutto un vigneto. Sì, ma poi è arrivato Pierluigi. Ha convinto Giovanni a togliere i vigneti e a impiantare solo girasoli. No, allora io lì avevo... A parte devo ringraziare i Manetti Bros per il personaggio meraviglioso che mi hanno dato, perché era... un procuratore, un magistrato... Ma con Leandro e dei Manetti? Sì, dei Manetti Bros. Ed era bellissimo perché era buono, ma in realtà era cattivo. Quindi chi poteva fare Diabolik, i Manetti, vabbè. E per forza, loro sono appassionati da Morison. Ma io con loro sono talmente nerd che io gli propongo le cose. Ho fatto un film, Paura 3D, dove ho la maglietta del Capitano Kirk e l'anello di Flash. Insomma, queste sono le cose. Vabbè, comunque sia, è un personaggio molto bello, molto sfaccettato, perché sembra un buono, in realtà è un cattivo, ma... Fai il cattivo. Io ti adoro fare il cattivo. In Coliandolo sei un cattivo. Sì, sono un cattivo, ma non è cattivo quello che è il cattivo un po' più ricercato, perché comunque lui è uno tutto onesto, eccetera, eccetera, ma c'ha suo zio che è un capo mafia. Sì, non è fine a se stesso, ha un perché. Esatto, c'ha un perché, c'ha una bella evoluzione, devo dire, costruito bene, ci siamo divertiti un sacco. E avevo tantissime scene con Alessandro. Quindi, visto che gli piaceva come recitavo, io ho preso coraggio, gli ho detto, sai, non ho mai fatto niente di doppiaggio, mi piacerebbe approcciarmi, e lui ha detto, amico mio, appena posso ti sento e ti dico a che punto sei. Quindi mi sono fatto sentire da Alessandro e abbiamo cominciato a lavorare insieme. E da lì poi un mio collega mi propose, tra l'altro contemporaneamente, un corso di doppiaggio con Maria Pia Di Meo. E padre Giulio? Non credo proprio. Ma non possono impedirci di avere fede e di continuare ad amare il nostro paese. E devo dire che da lì poi lei, finito il corso, lei mi ha fatto fare tantissime cose, è partita la serie The Pacific, insomma, di là io poi sono un caterpillar, nel senso che quando facevo la presa diretta io prendevo il numero dei vari casting dal mio agente, chiamavo e facevo «Wii, come stai? Sono Massimo Trigiani, ti volevo dare il nuovo showreel, tutte quante le cose, quando passo?» E non c'era neanche il tempo di rispondere, e io già. Questa cosa quindi l'ho adottata, l'intraprendenza l'ho adottata nel doppiaggio, che hai la fortuna, insomma, quando ti fai sentire dal direttore, che è un po' come fare il provino direttamente col regista, cioè bypassi il casting. E ho cominciato a lavorare tanto, e quindi sono qua. Massimo, grazie, queste erano grazie le nostre domande, belle, precise e mirate, hai risposto egregiamente, ci siamo divertiti, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale di Voci nell'Ombra e quando sarà possibile di venire al festival, perché per ora col Covid di mezzo. Quindi Massimo, noi speriamo di rivederti, di vederti anche al festival. Lo spero anch'io. ti abbracciamo fortissimo, grazie. E seguitelo sui social. Seguitemi. E noi ci vediamo alla prossima intervista. È stato un piacere, grazie.